Buongiorno e benvenuti nella settimana British! O britannica, è più figo British, la chiamerò British. Cominciamo con una cosa semplice, anche perché oggi a pranzo sono impegnata, quindi cominciamo con la full English breakfast. Anche se non è del tutto full, perché non ci metto la salsiccia. Adesso vedete. Mettere dell'olio in questa padella Prozis. Senza questa padella purtroppo non potete fare la colazione inglese. Da una parte mettiamo il bacon. Intanto mettiamo a scaldare l'acqua per il tè e un pezzo di pane per il toast. Nell'altra parte ci buttiamo l'uovo. Mettiamo anche mezzo pomodoro, uovo, bacon, fagiolini cannellini, del buon pane tostato. Eccola qua, qua il mio bel tè. Mangiamo! Buona! Anche i fagioli in realtà, quelli della colazione andrebbero fatti con una salsa al pomodoro. Ma tipo un impegno. Tra 20 minuti quindi devo arrangiarmi velocemente. In realtà l'unico motivo per cui si prende questa colazione è bacon e uova. Top! Allora, questo doveva essere il primo pasto della settimana, regola non scritta. Sono molto contenta perché mi piace un botto. Quindi ci rivediamo o oggi pomeriggio per uno snack o stasera direttamente per una cena e anche quella. Sono appena tornata a casa, quindi ho fame. Questa sera il piatto più famoso del Regno Unito, fish and chips. Ho preso filetto di merluzzo, le chips, quelle surgelate. Facciamo la pastella, farina, un po' di birra, il resto lo bevo io. Albume, albume è quello bianco, vero? Non cadere! Cazzo! Lo toglierò con le mani. Sale, olio e mescoliamo. Diamo una mischiatina alle patate. IPA, una birra inglese. Quindi passiamo il nostro filetto di merluzzo nella farina. Dopodiché lo passiamo nella pastella. Ok. Ok. Lo prendiamo e lo mettiamo nell'olio. Molto bene. Ok. Tamponiamo un po' per togliere l'olio e mettiamo nel piatto con le patate e i piselli. Ecco qua, la pastella di piselli non l'ho fatta come si dovrebbe fare. Potrei aver semplicemente frullato i piselli, ma non lo ammetterò mai. In ogni caso, assaggiamo. Praticamente è un bastoncino Findus più grande. Proviamolo con la mia crema di piselli fatta in casa. Questa è la tua scelta farlo. Beh dai, non è male. Vi chiederete, ora che hai fatto i due piatti che tutti conoscono della Gran Bretagna, cosa mangerai per il resto della settimana? Puoi mica andare avanti a te ai biscotti? Vi stupirò. Perfetto, non era affatto male. Forse dovevo fare più pastella per farlo più croccante, non lo so. In ogni caso, non male. Primo giorno andato e ci rivediamo domani. Oggi a pranzo farò un piatto tipico dell'Irlanda, la fish pie, una specie di sformato di pesce. Cominciamo bollendo le patate per il purè. Perché ti serve il purè? Adesso ve lo mostro tutto a tempo debito. Allora, buttiamo le patate nell'acqua ancora fredda. Quando le patate sono morbide, prima di preparare il purè, passiamo al pesce. Mettiamo il latte. Quando il latte comincia a bollire, ci mettiamo dentro il merluzzo e il salmone della Coop da 8 euro. Esatto, 8 cazzo di euro. Ok. Sale e pepe e lasciamo cucinare per una decina di minuti. Intanto facciamo il purè. Ok, togliamo il pesce dal latte, però salvando il latte e mettendo da parte il pesce. Direi che possiamo anche già farlo a pezzettini. Questo latte ci servirà per fare la besciamella. Burro, un po' di latte. Lasciamo qua la purea che dopo ci servirà e facciamo la besciamella. Mettiamo il pesce sopra la besciamella piena di grumi, quindi userò un passino. Facciamo così. E sopra ancora ci mettiamo il purè. E mettiamo in forno finché questa cosa non diventa brustolita. Perfetto, aspettiamo. Perfetto, è passato mezz'oretta e io direi che posso mangiare. Mettiamolo in un piatto che si raffredda prima. Ok. Ok, anche se è ancora un po' caldino, direi di assaggiare. Il pesce non è male. Assaggiamolo con il purè. Buco. Ma sapete che non è affatto male? Allora, secondo me è tipo salmone e purè. Da pesce. Esatto. Allora, se ci pensate, alla fine non è neanche stato così difficile farlo. Quindi boh. Pranzo andato. Ci rivediamo stasera.
Sono appena tornata a casa da kickboxing. Esatto, faccio kickboxing. Ho iniziato la settimana scorsa. Volevo tenervelo segreto e poi 3-6 mesi, pum, arrivare tutta pompata. Invece no, perché se volete sapere un segreto su di me è che non so mantenere i segreti, quindi non ditemi i segreti. Ho una borraccia Prozis. Esatto, ho deciso di sponsorizzare Prozis per avere roba per andare in palestra. Sì, un po' sì. Comunque, ora metto a bollire le uova. Ok. E vado a farmi la doccia. Prepariamo farina, pan grattato e sbattiamo un altro uovo. Birretta. Quello che sto facendo si chiama scotch egg. Salsiccia. La liberiamo della sua corazza. Dividiamo in due, dato che abbiamo due uova, e appiattiamo. Ok. Prendiamo le nostre uova sgusciate e ce lo arrotoliamo attorno praticamente. Ah, top, ce l'ho fatta, top. Passaggio nella farina. Oh. Passaggio nell'uovo. E passaggio nel pan grattato. E nel pan grattato. Direi di azzardare una doppia impanatura. Questo sta venendo molto bene. Questo fa schifo. Ok. A questo punto direi di buttare le palle nell'olio bollente. E due. Ok. E immagino di dover cucinare fino a doratura. Sono terrorizzata dall'olio, ve l'ho già detto. Brutto pasto. Mettiamola a scolare. Non cadere, non cadere. Ok. Ok. Chiaramente è buono. Si può friggere anche una scarpa e diventa buona. Uffa. Perfetto, mi è piaciuto tanto questo. Nell'impanatura mi è venuta stra meglio adesso rispetto al pesce di ieri. Il secondo giorno finito, ci rivediamo domani. Buongiorno, anche oggi sono abbastanza di fretta. Farò una cosa super veloce perché poi a mezzogiorno devo andare via. Quindi volevo mangiare prima per non avere, devo far cose. Cosa faccio? Faccio il bacon butty. Mettiamo a cucinare il bacon. A caso proprio, buttatelo così. E sciogliamo il burro sul pane. Spalmiamolo. Ok. Ho mangiato solo pane. Gocciola. Ma oggi è già il terzo giorno. Vuol dire che mi sta piacendo. Perfetto, vado a prepararmi e me ne vado. Ci vediamo stasera. Buonasera. Questa sera farò un piatto tipico. Bangers and mash. Praticamente salsiccia e purè. Il purè l'ho già fatto. Insieme a questo piatto ci va una salsa di cipolla. Quindi ora la faccio. Marta intanto si fa le sue cose vegetariane. Quindi mettiamo dell'olio, la cipolla. Tu dici cipolla o cipolla? Cipolla. Allora mettiamo la cipolla. Aggiungiamo zucchero e sale, così la cipolla non capisce più un cazzo, no? E lasciamo cucinare. Dopodiché ci aggiungiamo farina e del vino. Non si fa assolutamente così, però io intanto ho fatto qualcosa. A questo punto, salsicce. Ah, non è male accoltellare. E mettiamo a cucinare. Il termine bangers dovrebbe venire da bang, bang. O si riferisce alla guerra, o si riferisce al fatto che negli anni comunque di povertà riempivano le salsicce di grasso e quando le cucinavano facevano bang, bang, bang. Ok. Ok. Buttiamo un po' della nostra salsa. Ecco qua. Questa volta ad accompagnare abbiamo la Guinness. Non mi fa impazzire le stout in generale. Però chi sono io per dire di no a una Guinness con questa cena? Assaggiamo la salsa prima, quella fatta male, che non dovete assolutamente prendere spunto da me. Che è venuta bene, prendete spunto da me. Però non mi è uscito male. Perfetto, molto buono. Ci rivediamo domani. Buongiorno. La cucina inglese è famosa per le sue pie di carne, pesce. Ho deciso di farne una. Onion and cheese. Come immagino abbiate capito, contiene onion e cheese. Ho scelto ovviamente la ricetta semplice di una signora su YouTube che mi ha fatto morire. Mi ha fatto impazzire quella signora. Tagliamo la cipolla. Cipolla. Mettiamo nell'acqua fredda. Lasciamo bollire per una decina di minuti. Ok. Ah, porco due. Sale, pepe, formaggio. Un uovo sbattuto. E mescoliamo. Ho comprato la pasta brisée già pronta. Utilizzerò sempre le mie monoporzioni.
bucherelliamola, buttiamo il nostro ripieno e copriamo. Ok. Ok, in alcune ricette, visto che mettevano anche tipo una patata dentro, la signora che ho seguito io non l'ha messa, quindi non la metto. Ok, mi pare pronta. Ok. Beh, a me ispira. Buona. Questa pie è veramente buona. Grazie ai suggerimenti della mia nuova youtuber preferita, è stato anche semplice da preparare. Non ho fatto colazione. Ok, mi è piaciuto molto, pranzo andato e ci rivediamo stasera. Questa sera non avevo voglia di cucinare. In ogni caso esiste questa jacket potato. Vabbè, che praticamente è una patata al cartoccio ripiena. Avrei benissimo potuto farla da sola a casa, ma chi mi toglie il piacere di spendere 10 euro e ordinarla su Just Eat? Praticamente è una patata ripiena, quella originale dovrebbe essere tipo ripiena di fagioli o bacon. Quindi ho preso questa che è patata carbonara e in effetti c'è dentro bacon. Quindi assaggiamo. È strabuona. Guardate qua quando è bello. No, no, è il top comunque. Perfetto, anche oggi è andata e ci rivediamo domani. Buongiorno, in questa mattinata uggiosa, perché piove proprio, ho deciso di far colazione. E qual è la colazione oltre alla full English breakfast tipica? Ovviamente il porridge. Io utilizzerò i fiocchi d'avena di Prozis, chiaramente, perché li ho. Cominciamo. Mettiamo a bollire un bicchiere d'acqua. Quando l'acqua bolle ci aggiungiamo i fiocchi d'avena e ovviamente mescoliamo, aggiungiamo un po' di sale e in teoria dobbiamo lasciar cucinare mescolando ogni tanto. Ci puoi mettere sopra dello yogurt, della frutta, non lo farò anche perché non ho la frutta. Ha esattamente il sapore che immaginate, un po' colloso, gommoso, effettivamente non mi dice niente. Miele! Vediamo se così è più buono. Questo è solo di miele. Perfetto, colazione finita. Ci rivediamo a pranzo. Oggi a pranzo farò Toad in the Hole, rospo nel buco. Non mangerò rospi, si chiama solo così il piatto, ma non so perché. La pietanza principale di questo piatto è sempre la salsiccia. L'ho messa a rosolare in forno. Nel frattempo prepariamo il resto. Ah, è strafacile. Oh mio Dio, è strafacile. Ok, allora, uovo, latte, sale, pepe. Perfetto. Buttiamo il nostro composto nella nostra solita monoporzione. Aggiungiamo le salsicce e per mezz'oretta. Ah, non so come, non so perché, ma è tipo esploso. No, non sapevo che si sarebbe gonfiato. Vabbè, vabbè. Ok, allora. Ah, si sta sgonfiando. L'ha distrutto. E ecco qua, distrutto ma ha un buon odore. Questo dovrebbe essere servito con la salsa di cipolla che non ho fatto, quindi la mangerò così. Assaggiamo. Brucia? È buono. Comunque anche questa pastella è buona. Buono, straveloce da fare, stra semplice. Potrebbe essere l'highlight di questa settimana questo piatto. No, anche il pranzo è andato e ci rivediamo stasera. Neanche questa sera avevo tanta voglia di cucinare, non avevo neanche tanto tempo, per cui ho preso qualcosa di pronto. Immagino non sappiate che a Londra, credo a Londra, in Inghilterra comunque, è nato un piatto indiano. Questo piatto è il chicken tikka masala, tipo pollo con una salsa di masala, che è stato fatto dagli indiani che vivevano nel Regno Unito. Quindi è un piatto originario del Regno Unito. Come gli spaghetti con le meatball, non è un piatto italiano, ma è un piatto statunitense. Quindi io sono passata dal ristorante indiano e ho preso il pollo chicken tikka masala. Tra l'altro usano le mie stesse monoporzioni. Il riso me lo sono fatta a casa. Che top. Assaggiamo questo chicken tikka masala. Che buono, cazzo. Piccantino. Stasera acqua. Perfetto.
anche stasera ho mangiato bene e ci rivediamo domani. Buongiorno! Oggi a pranzo mangerò il roast beef all'inglese. Solo che qual è il problema? Non aveva senso prendere un roast beef intero che io sono da sola. Quindi sono andata in macelleria e ho preso delle fette di roast beef per me e basta. Roast beef all'inglese con le patate. Patate, go! Quindi vi direte, ma anche oggi non fai un cazzo? No, quasi comunque. Faccio la salsa. Sciogliamo il nostro solito panetto di burro. Aggiungiamo la nostra solita farina, ma stavolta ho deciso di setacciarla. Ci aggiungiamo il brodo, fatto chiaramente col dado. L'ho avuto tutto, mi annoio. Facciamola bollire finché non è tipo un po' densina. Io direi basta. Ecco qua. Mettiamo le nostre fette di roast beef sul piatto. Buttiamoci la nostra salsetta. Oh, là. Le patate. Ok, bastano. Assaggiamo. Buonissimo. La salsa qua pazzesca. È il penultimo giorno. Mi è piaciuto molto, quasi tutto. Il roast beef strabuono, l'ho preso nella macelleria sotto casa. Buonissimo. Pranzo andato e ci rivediamo stasera. Questa sera farò una ricetta che si chiama Bubble and Squeak ed è praticamente una cena con le verdure avanzate. La domenica si mangiano l'arrosto, fanno mille contorni, poi fanno tipo una frittella con la verdura avanzata. Io chiaramente non ho avanzato niente, quindi la facciamo da capo. Ho messo a bollire le patate e cuciniamo i cavoli. Io avevo i cavoletti di Bruxelles e ho usato i cavoletti di Bruxelles. Voi usate che cavolo volete. Facciamo appassire la cipolla. Direi che possiamo cominciare a distruggere le patate. Aggiungiamo i cavoletti di Bruxelles, aggiungiamo anche le cipolle, aggiustiamo di sale e pepe, facciamoci tipo delle frittelle e le mettiamo a friggere. Ok, ok, dai, più o meno è il mixot che deve essere. Marta sta già mangiando, com'è? Ottimo. Assaggiamo patate e cavoli, ma non è male, è sano. Perfetto, penultima cena andata e ci rivediamo domani per l'ultimo giorno. Buongiorno e benvenuti nell'ultimo giorno. È mattino, però devo andare via oggi fino a stasera. Quindi ho deciso di fare una cosa. Questo è un impasto che ho preparato ieri e con cui ci farò gli English muffin, che non sono dei muffin, sono solo dei panini. E li mettiamo a cucinare tipo 10 minuti. Buttiamo il nostro bacon. Le uova dovrei farle alla Benedict, ma non so neanche fare gli English muffin, figuriamoci le uova alla Benedict, quindi le faccio all'occhio di bue. Perfetto, lasciamo cucinare tutto. Non è pronto. English muffin con uova e pancetta. Comunque questi panini possono essere fatti anche dolci, per colazione, per il brunch. Ultimo giorno, da domani pizza e pasta. Comunque non è male. Gli altri due me li porto per la pausa pranzo e ci rivediamo stasera. Buonasera. Madonna. Buonasera, ultima sera. Questa sera farò un piatto abbastanza veloce. Cioè in realtà non è veloce, però come lo faccio io è veloce. E si chiama Cornish Pasty, che praticamente è... Beh, adesso ve lo mostro. Prima di tutto sono appena tornata da kickboxing, quindi bisogna reintegrare. Ora, soffrittino. Ci aggiungiamo delle patate a cubetti che ho leggermente lessato prima per non aspettare troppo. Aggiungiamo anche il manzo, sale e pepe. A questo punto bucherelliamo la pasta, ci mettiamo il nostro ripieno, chiudiamo in forno per una ventina di minuti. Beh, direi proprio che ci siamo. Ecco qua e ecco qua. Ispira, ispira. Top. Questo secondo me fatelo anche voi a casa. Prendete un po' più di tempo per il ripieno, però è strabuono. Se poi tutti stellerami. Ultimo pasto degno di questo nome, mi ha fatto impazzire. Settimana finita, è stato veramente interessante e bello. Direi che questo video è finito e ci rivediamo nel prossimo. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui. Ciao!